Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach spirituale e una maestra di connessioni angeliche. In questo video vi parlerò della coscienza micaelica, ossia di tutti gli angeli che appartengono alla coscienza dell'arcangelo Michele. Ma prima di fare questo vi parlerò un po' di me, senza annoiarvi, per aiutarvi a capire come sono arrivata a questa coscienza e come possiamo connetterci con essa per ricevere guida ed assistenza. Ho iniziato il mio percorso spirituale già dal 2003, ma il vero risveglio dell'anima è avvenuto nel 2009, dopo una gita alle tombe dei giganti. Le tombe dei giganti sono una zona energetica molto potente, dove praticamente questi luoghi sacri sono costruiti esattamente in corrispondenza di meridiani molto potenti che connettono il cielo con la terra, dove le frequenze vibratorie sono molto più alte e vanno anche ad aiutare a riequilibrarci a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Quindi in questi luoghi è possibile ricevere energie benefiche di guarigione, di riequilibrio energetico. Io non lo sapevo, io sono andata a fare una gita con degli amici e diciamo che dopo questa esperienza io sono cambiata, in me si è risvegliato qualcosa di molto potente, un dono che già avevo da bambina, la capacità di connettermi con gli angeli l'ho sempre avuta fin da bambina, poi si è un pochino spenta nell'adolescenza per poi riattivarsi dopo questa esperienza energetica molto forte. Diciamo, è stato quasi tolto un tappo, aprendosi così in me questo canale, in particolar modo la chiarosenzienza, ma anche la chiaroveggenza. Diciamo che questa chiarosenzienza è una sensibilità superiore, ossia un'empatia molto sviluppata, quasi all'ennesima potenza, che mi consentiva di sentire gli angeli, di sentire la voce di questo coro angelico che mi parlava, ma anche le frequenze vibratorie più basse, in quanto mancava una protezione. Da lì nasce il mio percorso di formazione, un percorso per lo più esperienziale, nel senso ho fatto esperienza diretta di tutto questo, nel senso che il mio approccio con l'Arcangelo Michele è nato da una grande ricerca, in quanto ho iniziato a cercare chi fosse l'Arcangelo Michele, chi erano gli angeli. Ho anche studiato gli angeli con i grandi maestri, Isabel von Falloix, Gary Quinn, ma soprattutto con Doreen Virtue, partecipando a tre dei suoi seminari in Italia e nel mondo, per riuscire a capire qual era la voce che io sentivo, in quanto io sentivo una voce sopra il coro, che era la voce più intonata, che risuonava meglio con quello che era il mio cuore, con quella che era la mia strada, la mia chiamata dell'anima, e sentivo parlare l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele, io sinceramente in quel periodo ero un po' confusa perché ho iniziato a studiare l'Arcangelo Michele, ma anche gli altri angeli, gli altri arcangeli, i nomi di tutti gli angeli, di tutti gli arcangeli, e li invocavo tutti perché col mio cuore puro io credevo veramente che tutti fossero esseri elevati nel livello dell'Arcangelo Michele. Poi però per mia esperienza diretta mi sono resa conto che alcune frequenze sono ancora nella dualità, e quindi non avevano l'unicità dell'Arcangelo Michele, non avevano la forza, la consapevolezza, l'integrità e la saggezza dell'Arcangelo Michele e di questo coro angelico che io sentivo parlare. E quindi praticamente ero un po' confusa e diciamo che dopo tanta preghiera, dopo tanta meditazione, dopo tanta ricerca, ho lasciato andare un pochino gli insegnamenti dei maestri terreni
sereni per ascoltare questa voce che era quella dell'arcangelo Michele. Lui mi diceva: fidati a me ed io ti mostrerò la via maestra. Io sinceramente non capivo cosa volesse dire, perché dovevo lasciare andare gli altri esseri angelici che io consideravo angeli. Il fatto è che mi creavano confusione. Alcune di queste frequenze mi sradicavano dal piano della terra, e alcune di queste frequenze mi portavano a connettermi con esseri di altri piani e pianeti che non erano necessariamente esseri luminosi. Diciamo che io vorrei essere molto chiara: dagli studi che io ho fatto personali su chi è l'Arcangelo Michele, chi è la figura dell'Arcangelo Michele, noi lo consideriamo un angelo con le ali, un essere luminosissimo, e questo lui lo è, però ha camminato sulla terra nei tempi biblici, quindi era in figura umana, quindi quasi una divinità. Quindi non escludo che l'Arcangelo Michele, che appartiene ai reami angelici, possa appartenere ad altri pianeti. Io questo sono sincera, non lo escludo, proprio perché ha camminato sulla terra per insegnare all'umanità, per portare consapevolezza già in tempi molto remoti, e ora è in forma di coscienza che parla in particolar modo a chi ha le antenne più sintonizzate. A cosa devi sintonizzare le tue antenne? Le devi sintonizzare nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Devi purificare le tue intenzioni, parole ed azioni. Devi avere intenzioni pure d'amore per poterti connettere con Michael. Michael risponde alla voce: chi è come Dio? Ok? Per Dio non intendo una divinità da venerare, ma Dio inteso come universo è l'amore più grande, va bene? Michael e tutti coloro che rispondono a questa coscienza micaelica sono veramente tantissimi esseri di luce che noi chiamiamo angeli e arcangeli, che in comunione di intenti rappresentano un'intera coscienza. Ecco, per tornare agli angeli che io invocavo insieme all'arcangelo Michele, alcuni di essi, quello che mi spiegò l'arcangelo Michele, che chi è nell'unità, chi ha trasceso lei, chi è uscito dal giudizio, dalla paura, dalla competizione, dalla manipolazione e così via, quindi chi è entrato in questa frequenza divina elevatissima come l'Arcangelo Michele, rappresenta la coscienza micaelica, e si tratta di miliardi di esseri luminosi, ok, che noi chiamiamo angeli, gli angeli della coscienza micaelica, mentre nelle frequenze inferiori, quindi anche nel piano astrale, ma anche nei piani intermedi, ci sono delle frequenze angeliche, chiamiamole così, che non sono angeli, in realtà non hanno superato gli esami, cioè non sono saliti nel livello dell'Arcangelo Michele. Magari noi siamo convinti che sono esseri molto evoluti, e purtroppo alcuni di essi non sono proprio angeli per niente. Magari alcuni stanno imparando, si stanno purificando, si stanno innalzando, si stanno elevando, altri proprio sono completamente nell'ego. E quindi per chi canalizza, per chi ci si connette con queste frequenze, alle volte quando non si ha un'adeguata protezione, ci si può connettere con questi esseri intermedi, che ci possono anche far perdere la rotta, ci possono confondere, ci possono vampirizzare, ci possono attaccare, oppure ci possono mal consigliare, oppure possono esaudire i nostri desideri. Alcuni vengono anche chiamati geni, però poi in cambio vogliono qualcos'altro. Questi geni vengono utilizzati, ad esempio, dai maghi. Quindi, voglio dire, io lo dico con amore, non c'è nessun giudizio in tutto questo. Sta a te, anima luminosa, a quale livello tu vuoi appartenere, cioè di cosa hai bisogno veramente. Perché se tu hai bisogno di evolvere in nome dell'amore, se tu vuoi connetterti con i reami angelici più alti, Michele è al comando. Quello che mi ha detto Michele, che in questi tempi finali non c'è il tempo materiale di stare lì a dire chi è un angelo, chi non è un angelo, questo è un angelo di Dio, questo è un intermedio, questo non è un angelo. Cioè, questo mi creava molta confusione. Ora
E io capii il perché Michele mi disse: affidati a me ed io ti mostrerò la via maestra, rivolgiti a me e all'intera coscienza micaelica. Noi siamo un coro di esseri evoluti, di esseri d'amore puro, di esseri pronti per guidarti e per assisterti in che cosa? Nel tuo processo di ascensione, nel tuo processo di evoluzione. Ascendere vuol dire elevare la coscienza, no? Cioè riuscire a comprendere cose che fino a ieri ti sembravano impossibili, cioè una presa di coscienza ti fa come togliere quel tappo che ti trattiene nella Matrix, nella 3D. E invece, grazie, scusate, al lavoro con Michael è possibile togliere il tappo senza avere esperienze troppo turbolente e troppo forti, ma step by step, passo dopo passo, diventare sempre più illuminati, quindi più connessi, più connessi alla sorgente, a comprendere chi noi siamo, perché siamo qui, da dove veniamo. Voglio dire, bisogna anche avere una visione un pochino più alta e più elevata di quelli che sono gli angeli, capire che comunque diciamo siamo stati aiutati da esseri più evoluti di noi, altri hanno cercato di comandare l'umanità, di schiavizzarla già in tempi remoti e questi esseri umani e divini venivano per aiutare l'umanità ad evolvere, poiché io parlo dell'Arcangelo Michele, ripeto, c'erano come due schiere, c'era una parte che voleva dominare e un'altra che voleva aiutare l'essere umano ad evolvere e a riconnettersi con la parte divina, con l'anima, perché dobbiamo anche comprendere che noi siamo esseri umani e divini insieme, che noi possiamo contattare la nostra anima, che se noi viviamo in nome dell'anima, viviamo una vita felice, una vita di gioia, una vita appagante, una vita nell'abbondanza. E oggi molte anime che si stanno risvegliando perdono un pochino la rotta. Molte anime, mi insegna l'Arcangelo Michele, che iniziano a risvegliare la propria spiritualità, sentono il richiamo dell'anima, devono fare un grande lavoro di purificazione e di liberazione, perché in vite precedenti potrebbero aver firmato dei contratti, fatto degli accordi, dei patti anche nei piani astrali o prima dell'incarnazione, ma non parlo del contratto di nascita, parlo di tutti quei patti, accordi o fioretti. Vi faccio un esempio: anche il semplice fioretto, rinuncio a tutti i miei averi se mi guarisci da questa malattia. Ma perché devi rinunciare voglio dire, all'abbondanza per la salute? Ecco, sono patti che magari sono stati fatti in questa vita o nelle altre vite, che stanno magari bloccando il flusso di abbondanza in questa vita, e magari nel momento del risveglio perdi tutto, ti trovi, cioè dici: da una parte sto evolvendo, da una parte mi sto illuminando, dall'altra parte sto perdendo, mi sto sradicando dalla materia. Cioè, molte anime che evolvono si sradicano dal piano della terra perché iniziano a notare troppa violenza, troppa corruzione, e iniziano ad entrare nel dolore, nella sofferenza. Sbagliato, dice l'Arcangelo Michele, proteggiti, crea uno scudo di protezione. Tu non sei qui per soffrire, tu non sei qui per fare il martire, tu sei qui per evolvere, tu sei qui per irradiare la luce del Creatore, tu sei qui per essere esempio di amore in terra. E quelle anime che faranno questo lavoro, che si eleveranno nella luce, nell'amore, ma anche nell'abbondanza, nella prosperità, sicuramente non accumuleranno beni come fanno tanti, ma sapranno come distribuire, come aiutare gli altri, perché l'obiettivo in primis è quello di aiutare le anime ad evolvere, ma anche aiutarle concretamente nella materia, laddove tu hai energia e abbondanza in più rispetto a quello che ti serve per realizzare tutti i tuoi sogni. Va bene, parleremo di abbondanza in un altro video, ma il concetto è sciogliere i vostri
voti di povertà, sciogliere i voti che ti incatenano con delle entità che magari ti tengono basso, e non ti permettono di evolvere, potresti avere degli impianti, sono veramente tanti gli argomenti. Ecco, Michele, Michael, chi risponde alla coscienza micaelica è qui per liberarti. Per questo volevo informarvi che ho scritto un processo di liberazione che troverete nel mio sito internet connessioniangeliche.com oppure su YouTube in formato audio. Ok, questo processo di liberazione è da recitare ogni singolo giorno. Per quanto tempo? 21 giorni, 6 mesi? No, ragazzi, tutti i giorni fino a quando non ascenderete nella quinta dimensione. Io ve lo dico con amore, finché ancora vibrate tra la terza e la quinta, ogni tanto entrate nella quarta, tingete alla quinta, però quando è che capite che siete in 5D? In 5D voi manifestate molto velocemente l'abbondanza e non vi manca niente di materiale. Avete tutto quello che vi serve, siete costantemente nella gioia, nella pace, nella gratitudine, la paura non esiste, siete un tutt'uno con l'amore più grande, siete un tutt'uno con la coscienza micaelica, siete un tutt'uno con gli esseri più evoluti in assoluto e iniziano a manifestarsi sincronicità e miracoli nella vostra vita. Ecco, diciamo che chi sta facendo il lavoro spirituale, siete completamente, attenzione, io ho parlato di tutte le cose meravigliose, ma l'importanza per raggiungere questo livello è uscire dall'ego, dal finto sé, dalla personalità, da quella maschera che voi indossate per proteggervi dalla 3D. Maschera che siamo costretti ad indossare perché la vita magari ci ha bastonato a qualche livello, soprattutto quando ancora non eravamo risvegliati o magari nel momento stesso del risveglio, magari abbiamo avuto dei lutti, delle perdite, abbiamo avuto la perdita dei beni materiali, magari siamo stati attaccati psichicamente, abbiamo avuto esperienze fuori dal corpo molto forti, abbiamo avuto possessioni, siamo stati attaccati in qualsiasi modo, cioè, nonostante tutte queste esperienze molto forti, queste esperienze molto forti sono una malattia, magari sono arrivate per risvegliare l'anima, perché dovevi risvegliarti, prenderti in mano, perché stavi vivendo una vita che non era la tua, perché stavi apparendo anziché essere. Sei venuto qui per essere, sei venuto qui per perdonare tutto e tutti, per allontanare chi non serve il tuo massimo bene, per seguire il tuo cammino. Avere il coraggio di parlare quando è giusto parlare, di stare in silenzio quando non è necessario parlare, ma di dire la tua. Siamo venuti qui per evolvere, siamo venuti qui per portare luce ed informazione. Bene, la coscienza micaelica è questo, la coscienza micaelica è la coscienza dell'arcangelo Michele e di tutti gli angeli connessi ad esso. Sono degli esseri straordinari che ci aiutano nell'evoluzione, che ci aiutano nella protezione, nella liberazione, ma ci aiutano anche a manifestare l'abbondanza, ci aiutano anche ad incontrare persone, amicizie vere, pure sincere, il partner giusto per noi per questa vita. Rivolgersi alla coscienza micaelica per qualsiasi cosa di cui noi abbiamo bisogno in nome dell'amore, esprimendo intenzioni pure di amore. Con l'intenzione pura di uscire dall'ego, uscire dalla paura, dal giudizio, dalla competizione, dall'arroganza, dalla manipolazione, dalla sofferenza, dal dolore. Questa è la via maestra dell'amore. Io vi saluto e spero di essere stata esaustiva e se avete bisogno, avete domande, potete scrivermi nei commenti, darmi delle idee per creare nuovi video informativi sugli angeli, l'arcangelo Michele e la coscienza micaelica. Io vi saluto e vi abbraccio. A presto, ciao.